Fondazione Radio Magica Onlus presenta. Un ragno porta fortuna. Palmanova è una città un po' magica, ma non tutti sanno perché. Palma, come si chiamava in origine, è una città-fortezza ad uso militare costruita dai veneziani nel 1593. È stata realizzata come una stella a nove punte e gli elementi di cui è composta hanno a che fare con il numero 3 e con i suoi multipli, cioè il 6 e il 9. E il 3 si dice che sia un numero magico e perfetto. Tre sono le porte d'accesso: Porta Udine, Porta Aquileia, Porta Cividale. Tre sono le contrade. Sei sono i lati della piazza principale. Sei sono le piazzette. E infine nove sono le punte di questa strana stella che è famosa in tutto il mondo. Lo era già nel 600, quando si parlava di Palmanova a Bruxelles, come ad Amsterdam, a Lione, ad Anversa. E questo anche perché Venezia, cioè la città che aveva creato Palmanova, aveva un'enorme stamperia. La città del Doge era un centro di produzione libraria importante e i volumi viaggiavano sulle navi da un capo all'altro del mondo. Ecco perché di Palmanova, come città stellata, si parlava nei libri scritti in latino, in olandese, in portoghese, in inglese. Pensate come viaggiano le parole e le leggende. Ve ne raccontiamo una che ha a che fare con un ragno e un veneziano di nome Marcantonio Barbaro. C'erano a quei tempi 5 militari chiamati provveditori. Erano stati incaricati di decidere il punto preciso in cui si sarebbe fondata la città militare che avrebbe difeso il confine orientale della Repubblica di Venezia. La leggenda dice che una notte i 5 provveditori si dovettero riparare in una piccola cappella perché pioveva tantissimo. All'improvviso, una folata di vento fece precipitare da una trave di legno un'enorme tela bianca di ragno. E dove cadde? Sul faccione di Marcantonio Barbaro, il più anziano tra i provveditori. Era lui che aveva il potere di decidere il luogo. Il progetto era stato invece affidato all'ingegnere Martinengo di Villachiara, un conte bresciano. Fu lui che, vedendo la ragnatela sul volto di Barbaro, esclamò: «Ecco cosa ci manca per la perfezione! Chi più di un ragno saprebbe costruire un luogo così perfetto per la sua difesa?» Fu così che il progetto per la città-fortezza fu ultimato a imitazione di una tela di ragno. Ancora una volta la natura aveva ispirato, con la sua perfezione, un progetto così ambizioso. I libri raccontano che i 5 provveditori decisero il luogo esatto in cui fondare Palmanova alle 3 di notte del 7 ottobre 1593. La città fu costruita in soli 11 giorni. E la pianta era perfetta. Tutto grazie a un ragno, che si sa, porta fortuna. Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato Un ragno porta fortuna. Leggenda sulla fondazione di Palmanova.
Tutti i racconti del progetto sono disponibili sul sito www.radiomagica.org.